Eccoci dunque insieme per leggere le pagine di sport. Partiamo dal calcio, dalla Serie B con il Perugia. C'è un'intervista nel Corriere dell'Umbria a Molina, uno degli ultimi arrivati dal mercato di gennaio, un guerriero di qualità a Perugia, il grifo per fare il vero Molina. La mezzala ex Cesena si racconta: voglio divertirmi nel mio ruolo. In bianconero non hanno rispettato gli accordi tattici. Intanto c'è ansia per Bianchi al posto di Della Rocca, è stato provato Zebli. Bianchi lo vediamo appunto nella foto, impegnato ieri sul banco dei dolci alla Perugina. Mancini in campo con la B Italia, intanto Alcuri fa tappo, regoliamoci. L'iniziativa della Lega di Serie B, ci sarà il presidente Abodi, ci sarà anche Simone Farina, l'ex terzino del Gubbio, che denunciò un tentativo di alterazione di un match nel 2011 da parte di un suo vecchio compagno. Da lì partì la seconda tranche dell'inchiesta Operazione Last Bet, presente anche un rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo all'iniziativa di oggi. La Ternana che alza l'asticella, Ceravolo rilancia e frena il bomber. Per ora viviamo la giornata, ma se troviamo continuità, puntini, puntini. Eccoci alla Serie D con un focus su un giovane portiere, Giordano Calvarese, della città di Castello, al top a 20 anni, più facile grazie a Flavoni, portiere Tifernate decisivo con la Collegiana, ma volevo vincere. Classe 96, originario di Fiumicino, che sta stupendo. Tre parate e un preparatore da Serie A. Appunto l'ex portiere del Gubbio Flavoni. Foligno, Baldi carica Foligno. Se ci mettiamo tutta la cattiveria, si punta sul 4-2-3-1 per il derby col Gualdo Casa Castalda in programma sabato. Il Gubbio che si prepara invece a un altro derby, quello di Sansepolcro. Sono tanti gli ex, tra questi c'è anche Bartoccini, un ex Albuitone. A Sansepolcro zero sconti, il Gubbio non guarda gli altri, facciamo più punti possibile, dice il difensore. Schiaroli e fumanti azzurri, anche Maggi ha trascorsi bianconeri, ma ormai risalgono a 20 anni fa, ho solo bei ricordi lontani, dice il tecnico del Gubbio. L'eccellenza Petrignano, non accettiamo queste lezioni di sportività, non vogliamo alimentare polemiche col Massa Martana. Dopo le affermazioni polemiche provenienti dagli ambienti del Massa Martana, a proposito dell'ultima partita disputata con il Petrignano, durante la quale denunciano dal club rossoblu la terna sarebbe stata poco serena nel prendere decisioni per la presenza ingombrante in campo dei dirigenti biancorossi e non solo. Questa dunque la risposta degli assiziati. Il volley ora, ieri in campo la Sir Safety che è tornata, scrive il Corriere dell'Umbria, successo netto nel turno infrasettimanale contro Padova. La Coppa è solo un ricordo, è finita 3-0 al Palo Evangelisti contro la Tonazzo, la squadra ha fatto quadrato. Che De Cecco, prova super. Basket, Perugia e Gualdo pronti, si riparte sabato il via ufficiale alla seconda fase, mentre per l'Acquafit, l'Azzurra Race Team azzanna il podio tricolore, la formazione gualdese. Poi il calcio a 5 della FISDIR, Peter Pan e Bastia al vertice del torneo Umbro. Eccoci alla Nazione, ripartiamo dal Perugia, all'ex Molina, meglio tardi che mai, e qui potrò dimostrare chi sono. La mezzala sabato dovremo stare attenti, in casa vanno all'attacco, non mi hanno capito e valorizzato, li farò ricredere col grifo. Dunque, subito la prova contro la ex squadra, il centrocampista dei Grifoni, suggerimenti a bisoli sui nostri avversari, non ne ha bisogno, è un tecnico preparato, devo migliorare forma e conoscenza con i compagni. Questo appunto l'autoanalisi di Molina. Molina e Bianchi oggi in gruppo. Bisoli testa la forma di Zebli. E intanto il Cesena che può brindare al punto restituito. E ora è quinto posto per la formazione di Drago, ma saranno oltre 800. Ma io sono già 800 i biglietti venduti per la trasferta, dunque potrebbero essere ancora di più. E poi, come detto, regoliamoci, fa tappa al Curi. Per il calcio d'eccellenza, il Villa Biagio che trova il super sponsor e attende la capolista a Trestina nel massimo campionato regionale verso la fase decisiva. E poi la Sir Safety rialza la testa, annientata Padova in 3-7. Bianconeri dominano al Palo Evangelisti e conquistano il quarto posto. Basket di Serie C Silver, Todi Asfalto e il Gubbio, nel mirino c'è il quarto posto anche in questo caso. Eccoci al Messaggero. Grifo Aguirre prenota il gol, attaccante tra i giocatori protagonisti ieri alla Perugina. Ho imparato a fare i baci, sabato voglio segnare a Cesena. Bastia
Bisoli suona la carica, vorrei che il Perugia vincesse una gara importante. Romagnoli, ridato il punto, tolto. Guberti, infortunio, brutta botta, ma voglio tornare presto. Molina, l'esordio, posso e devo fare di più. Frenato sabato scorso da emozione e condizioni di ritorno a Cesena d'avversario, non avrà ancora ma voglia di rivalsa. Anche qui c'è la Sir Safety che soffre ma straccia il Padova 3-0. Andiamo a Foligno per il derby. Battistini non cambia. Agualdo, stesso assetto che è piaciuto contro il Gavorrano. Torna Di Paola. E allora con questo noi concludiamo l'appuntamento con la rassegna stampa di TRG Mattino. Vi ricordo su RGM a partire dalle 10 i flash ad ogni ora fino ai al notiziario delle 18:30, su TRG dalle 13 TRG Plus, dalle 19 i nostri notiziari, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel portale trgmedia.it. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi.